Ciao a tutti, io sono Elenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Questo book tag l'ho visto sul canale di Mirko Smith, vi lascio il suo video su nelle schede nel caso voleste recuperarlo. E si tratta della Nostalgia Book Tag, che unisce appunto la nostalgia con i libri. Partiamo subito con la prima domanda: il libro più vecchio che conservi ancora in libreria? Allora, ne sono quattro, ne ho scelti quattro. Uno, ve lo dico un po' così, si tratta di Qualunque cosa per salvare un cane, vi lascio la recensione su nelle schede, ed è stato il primo libro che io abbia mai letto in vita mia, forse a pochi anni meno di me, diciamo forse 20 anni a quel libro, o 15, non lo so, tipo così. Però in realtà ne ho tre ancora più vecchi, che però non ne ho comprati io, perché li ho presi della casetta degli uccelli, no? Avete presente, non so se nelle vostre città ci sono, dove si lasciano o si prendono libri a gratis. Io ne ho presi tre di Agatha Christie, molto di recente, però come edizioni sono molto molto vecchie. Allora, si tratta di C'è un cadavere in biblioteca, poi Avversario segreto e poi infine Il Natale di Poirot. Quindi sono questi tre effettivamente, più Qualunque cosa per salvare un cane che ha all'incirca come me a livello di età. Poi, seconda domanda: primo libro preso in prestito dalla biblioteca che hai adorato? In realtà, in tutta la mia vita io ho preso solamente tre libri in biblioteca, non mi ricordo niente di niente di nessuno di questi tre libri. Forse mi ricordo quale mi è piaciuto di più, forse. Vediamo un po'. Allora, il primo è Volevo un principe e non un ranocchio. Poi, Se ho passato un anno in inferno, la colpa è tutta vostra. E infine, Ragazze, non facciamoci illusioni, i maschi vengono da un altro pianeta. Allora, non mi ricordo una ceppa, io dalle trame che ho letto un po' velocemente prima di fare questo video, questo è semplicemente un libro dove dice che i ragazzi e le ragazze sono molto diversi tra di loro, però comunque si possono trovare, quindi è una sorta di guida per ritrovarsi tra ragazza e ragazzo, semplicemente. Di questo non mi ricordo assolutamente niente, cioè zero, completamente eliminato. Storia comunque penso di una ragazzina che si è innamorata, Cassie è una quindicenne spaventosamente timida, è la prima frase che si legge dietro alla trama. Comunque una ragazzina un po' sfigatella, così la storia di questa ragazza, insomma vabbè. Che ve lo dico a fare se non me la ricordo. Poi quello che io avevo adorato di più è appunto questo: Se ho passato un anno in inferno, la colpa è tutta vostra. È la storia di questa ragazza che vive in una città meravigliosa, il mare, la spiaggia, quello, il fidanzato, gli amici, così, colà, la scuola, tutto bello. Poi un giorno i genitori decidono di prendere e trasferirsi in Pennsylvania e quindi lei si troverà male perché dovrà perdere tutto quello che ha costruito in California, cioè la California in confronto alla Pennsylvania, cioè parliamone, voglio dire, anch'io preferirei di gran lunga vivere in California piuttosto che in Pennsylvania. È tutto molto diverso lì, quindi lei non è che si trova molto molto bene. Non mi ricordo altro. Sì, mi era piaciuto perché mi trovavo molto nel disagio che lei provava a vivere in un altro paese senza amici, senza mare e quant'altro, però appunto ho rimosso tutti e tre i libri. Poi, terza domanda, un libro che ti è stato prestato. In realtà non mi ricordo assolutamente, non mi ricordo quale libro mi è stato prestato. Forse La principessa di ghiaccio di Thea Stilton, che in realtà avevano prestato a mia sorella e poi l'avevo letto anch'io. Poi però l'abbiamo comprato, quindi perché ci era piaciuto, quindi abbiamo comprato il primo e poi tutti gli altri. Quarta domanda. Un libro che ti è stato consigliato, qui c'è una marea di libri naturalmente, mi viene in mente la trilogia di Nevernight per esempio, e tutti gli Oscar Draghi, voglio dire che cosa avrò da fare, infatti non ve lo dico, ce ne sono veramente tantissimi, 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 io anche indirettamente prendo consigli, diciamo compro libri sotto consiglio dei booktuber, diciamo così, e quando loro fanno delle recensioni, quindi questo, cioè io faccio sempre così, quindi veramente tantissimi.
Quinta domanda, un libro da Buddy Read. Buddy Read, per chi non lo sapesse, significa leggere un stesso libro contemporaneamente, cioè insieme ad un'altra persona. In realtà non mi è mai capitato di fare una cosa del genere, però io durante le sfide, diciamo, di lettura, ho letto contemporaneamente ad altre persone. Per quella stessa sfida di lettura, però non lo stesso libro, perché mi viene l'ansia, sinceramente. Cioè, mi è sempre piaciuta l'idea, però io conosco persone che hanno, cioè, penso che tutti noi abbiamo, e non solo le persone che conosco io, dei ritmi diversi di lettura, quindi non mi ci troverei. Io ho i miei ritmi, quello l'altra persona ha i suoi, e quindi leggiamo per cazzi nostri e basta. Stessa domanda, un libro che hai conosciuto grazie alla scuola. Uno in particolare che mi è rimasto particolarmente, perché gli altri ovviamente li ho rimasti tutti, è ovviamente I Malavoglia di Giovanni Verga, cioè non ovviamente perché voi che cosa ne sapete. Strano in realtà, più che ovviamente, stranamente I Malavoglia di Verga, perché io non ho proprio un amore per i classici, anzi quasi per niente, però ricordo con piacere I Malavoglia. Poi, 7, un libro di fiction che ti ispira nostalgia. Per questa domanda ho scelto due libri. Uno è Eragon di Christopher Paolini. Io questa edizione avrà 10 anni e è stato il primo libro serio, soprattutto libro fantasy, fiction, che io abbia mai letto in vita mia, e grazie ad Eragon che io ho scoperto l'amore per la lettura che prima avevo. Ce l'avevo comunque, ma inconscia, quindi diciamo che Aaron ha sbloccato una serie di cose, l'amore per la lettura e per il fantasy soprattutto, e quindi tutto il resto poi che viene dopo. Un altro libro a cui per rispondere a questa domanda è ovviamente la saga di Harry Potter, in particolare Il Calice di Fuoco. Io ho Il Calice di Fuoco in questa edizione, la prima edizione, forse in realtà è la nona edizione, però della prima edizione, cioè una ristampa della prima edizione. E questo libro era di mia nonna, lei lo ha comprato all'epoca. Solo che poi purtroppo ha comprato solamente questo, cioè non ha continuato a comprare gli altri, non ha neanche recuperato quelli prima, quindi io mi ritrovo con Il Calice di Fuoco solo. In questa prima edizione ci sono molto 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 legata e adoro. Cioè, perché la Salani non ripubblica la prima edizione? Porca miseria, fatelo! Anche se non succederà mai, però fatelo. Poi, ottava domanda, opera letteraria che ispira nostalgia. Allora, io per questa domanda ho scelto Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Vi lascio la recensione su nelle schede che ho fatto forse 2 o 3 anni fa. E Notre Dame in realtà lo conosco da più di 3 anni, lo conosco praticamente da tutta la vita, da circa 20 anni, un po' di più anzi. Perché io la prima volta che ho scoperto Notre Dame ero piccolissima, avrò avuto 3 anni forse, e vedendo il musical in televisione, io ero lì affascinata, mia madre manco me lo voleva fare vedere perché, voglio dire, c'erano delle scene un po' così, anche se in realtà quello è niente in confronto ad altro, però ero rimasta molto molto affascinata, che poi Notre Dame me lo sono portato dietro per tutta la vita, per i successivi 20 anni, e penso che me lo porterò dietro per tutta la mia vita, perché è una grande storia, una storia che mi porterò sempre nel cuore. E stranamente anche questo è un classico, ho recuperato il libro molto molto tardi perché essendo un classico non mi andava di leggerlo, però poi mi sono ovviamente ricreduta perché prima di tutto Notre Dame non potevo non leggerlo, mi è rimasta nel cuore questa storia, forse un giorno ne parlerò di questa cosa, anche se in realtà ho già fatto la recensione del libro, però vabbè, vedremo forse nel futuro. Poi, nona domanda, un libro per bambini che ti ispira nostalgia. Ho scelto due libri in realtà, e oltre a Qualunque cosa per salvare un cane, naturalmente, che io stradoro, è stato il primo libro che abbia mai letto in tutta la mia vita, quindi ok, ci sono molto affezionata. Ho scelto altri due libri. Il Dragolicchio e la scuola dei vampiri, questo me l'aveva regalato mio zio, quanto mi piaceva! Che schifo che ho fatto! Non ci credo, non mi ricordavo neanche di averlo fatto questa cosa.
Madonna, che schifo, vabbè, lasciamo stare. Lo amo, lo stradoro questo libro, forse un giorno lo rileggerò, forse. Ci avevo provato un po' di tempo a rileggerlo, ma poi non ci ho avuto tempo e quindi l'ho chiuso, quindi vaffanculo, non l'ho fatto più. Poi un altro libro è Il nipote del mago. Questa era io non lo so, ho 300 edizioni delle Cronache di Narnia. Di queste edizioni in realtà ho solamente il primo che non si vede perché c'è il riflesso, è Il nipote del mago. Poi ho altri due libri, Il principe Caspian e Il viaggio del veliero in edizioni completamente diverse da queste. Poi ho una terza edizione con tutti i libri delle Cronache di Narnia insieme, quel mattone, no? Vabbè, ci piace così comunque perché Narnia è un'altra storia che mi porterò sempre nel cuore. È partito tutto dal nipote del mago e quindi che cosa vi devo dire? Io la stradoro. Poi naturalmente posso citarvi alcuni autori. Geronimo Stilton, per esempio, ho tantissimi libri di Geronimo Stilton, non so dove siano andati a finire. Thea Stilton, che poi non ho mai capito chi cazzo ci sta dietro. Cioè, io adesso me lo vado a vedere. Non ve lo dico perché se lo scoprirò io mi devo tenere questo segreto per me, naturalmente. O forse ci farò un altro video, ma vediamo come mi si crea. E niente, il video finisce qui. La decima domanda tagga alcuni lettori. Io taggo chiunque voglia fare questo video, in particolare se Vincenzo vuole rispondere a questo tag, lo taggo lui, tagga sempre me, quindi io taggo lui. Poi nel caso in cui Milena guarderà questo video, taggo anche Milena di Libri di Smeraldo. Vi adoro, grazie. Se risponderete a questo tag, vorrei sapere troppissimo le vostre risposte. Credo sia un modo per tornare un po' indietro nel tempo questo tag e scoprire nuove cose di noi lettori, di noi creator, che poi io non mi vedo come creator, diciamo, sono una che si diverte a fare video su YouTube. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete rispondere a queste domande giù nei commenti, ovviamente le domande sono giù nell'info box. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!